Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale Sono Vince. Una delle domande più ricorrenti che mi capita di leggere sul mio gruppo Facebook relativo proprio al DJI Mini 2 è praticamente quale filtro ND comprare per il drone. Io solitamente ho consigliato fino ad oggi i FreeWell oppure i PJ Tech, ho fatto una comparativa tra queste due tipologie di filtri ND che ti lascio qui sopra in descrizione. E dico un po' la mia su quale delle due tipologie di filtri è migliore per il Mini 2. C'è da dire però che queste due tipologie di filtri hanno un costo comunque abbastanza elevato e magari non tutti sono propensi a spendere così tanti soldi. Sicuramente c'è da dire che bisogna anche conoscere l'uso dei filtri ND. Per questo ti lascio un video dedicato sempre qui nelle schede dove ti spiego un po' come utilizzare, ma soprattutto perché utilizzare i filtri ND. Non è argomento quindi di oggi, se stai cercando un tutorial su come utilizzarli non è questo. Mi sembrava giusto, visto che anche qualcun altro me li ha fatti conoscere, parlare di questi filtri. Sono i Sunnylife, vengono 23 euro circa. Su Amazon trovate il link qui sotto in descrizione, vi raccomando per l'acquisto, e quindi costano sicuramente meno che i filtri FreeWell o i PJ Tech. Il prezzo però non può essere l'unico fattore che fa determinare l'acquisto, soprattutto di filtri e quindi di lenti da montare avanti al gimbal, alla lente principale del nostro drone. Se la lente non è di ottima qualità, sicuramente i risultati si vedrebbero e si vedrebbero in peggio. L'unico modo quindi per rispondere a quella domanda che mi viene posta sul mio gruppo DJI Mini 2 Italia Official, ti raccomando, il link in descrizione, iscriviti al mio gruppo, mi farebbe piacere averti in quella community che conta già più di 6.000 persone, un gruppo veramente molto attivo, il più attivo relativo a quell'argomento, quindi cosa aspetti? Iscriviti e ti aspetto anche lì. Vi faccio vedere velocemente la confezione, viene venduto all'interno di questo rettangolo di plastica e quando andiamo a scoprire, quindi ad aprire proprio la confezione, al suo interno i quattro filtri che poi ci interessa montare sul nostro drone. Questa confezione in particolare ha un filtro ND4, ND8, ND16, ND32, ne prendo uno a caso così per farvi vedere. Qua questo è il filtro, lo state vedendo nelle mie mani. Questo è l'aggancio che va dietro al gimbal. Questo invece è il filtro della FreeWell. Come potete già notare, l'aggancio è un po' diverso, non so se potete vedere. Proprio qui in questa parte ci sono due piccolissimi, diciamo così, spilli che vanno poi ad infilarsi nelle fessure che ci sono dietro al gimbal. Personalmente ho notato che montare il filtro della FreeWell è molto più semplice, in quanto non andremo mai a sforzare i gimbal. Cosa che invece succede, quindi il gimbal viene un po' sollecitato quando cerchiamo di montare il filtro della Sunnylife. Devo dire che un po' di pressione viene fatta e quindi bisogna stare molto attenti quando andremo a montare il filtro sul nostro drone. Provo a farvi vedere come viene montato il filtro. Mettete verso il basso un attimo, a drone spento mi raccomando, la camera. Inserite il tutto sopra, ecco qua, il gioco è fatto, il filtro è montato. Vi dicevo però, una piccola pressione viene fatta, niente di trascendentale, ve lo devo comunque segnalare. Invece con i filtri FreeWell il filtro viene montato sicuramente in maniera migliore e nella maniera molto più semplice. Sono comunque entrambi solidi e sarà difficile veramente perderli durante il volo, a meno che voi non facciate qualcosa di sbagliato. Direi però di andare a vedere subito all'esterno, quindi venite con me, facciamo volare il drone, facciamo la distinzione dei due filtri e vediamo un po' cosa ne viene fuori. Facciamo poi i commenti finali. Eccoli qua, siamo con i due set di filtri FreeWell Sunnylife all'esterno e con una giornata così vediamo se un ND16 può andare bene o servirebbe un ND32.
La prima differenza di questi due pack sta proprio nell'assenza di un filtro in uno e in un altro pack. Nei filtri Freewell infatti avremo ND4, ND8, ND16, manca l'ND32, ma al posto del 32 abbiamo il filtro polarizzato, mentre su quelli di Sunny Life ce ne sono 4 diversi e abbiamo il filtro ND4, ND8, ND16 e ND32. Procedere innanzitutto a montare sul mini i filtri Freewell. Monterò quindi l'ND16, vediamo come calza, vediamo se dà dei problemi. Impostiamo i valori come ISO 100 e shutter speed, sempre con la regola del doppio degli FPS. Lo faremo uguale, quindi le impostazioni saranno identiche sia con Freewell sia con Sunny Life, e quindi vedremo un po' le immagini se saranno molto diverse oppure meno. Io intanto procedo al montaggio. Perfetto, direi che l'installazione è riuscita al primo colpo senza problemi, molto semplice. Non ho mai avuto dei problemi in realtà con Freewell, qualcuno ha detto che lo ha fatto, io no, quindi non saprei sinceramente cosa potrebbe essere il motivo. Piazzerò momentaneamente il drone su questo cavalletto in modo da puntare sempre nella stessa parte e avere all'incirca sempre la stessa inquadratura. Ecco qua, il drone sarà appoggiato proprio in questa direzione, speriamo che non cada in nessun modo, e vediamo un po' come si comporta. Intanto io vado a mettere tutte le impostazioni, quindi ISO 100 e tempo rispetto al doppio degli FPS. Non sto a ripetervi la procedura, nei miei video ci sono, andatevi a cercare tutorial per capire di cosa sto parlando. Proviamo la accensione del filtro Sunny Life. Vediamo che tutto vada bene. Ok, sembrerebbe che anche il filtro Sunny Life non dà nessun problema. Anche il bilanciamento del bianco l'abbiamo lasciato uguale, non automatico, quindi abbiamo anche la stessa identica temperatura colore, almeno in teoria, poi vedremo nei file in pratica. Abbiamo fatto il primo volo con l'ND8, sia Sunny Life che Freewell. Mi sono accorto però che forse in alcuni punti l'immagine era un po' sovraesposta. Adesso quindi voglio provare a rimettere l'ND16 per vedere anche un po' se l'immagine dovesse essere sottoesposta come si comporta. Quindi vediamo un po' tutte e due le tipologie di immagini.
abbiamo adesso montato il filtro ND, che non da me, abbiamo adesso montato il filtro ND16, sempre da Sunny Life, e in questo momento andremo a vedere quindi come si comporterà anche. Direi che i nostri test di volo sono stati fatti, ora non ci resta che tornare a casa, guardarli a PC e poi trarre le conclusioni. Bene, avete visto un po' il confronto, cosa ne dite? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, adesso invece ve lo commento io. Inizialmente nella prima scena avevo deciso di utilizzare, secondo i parametri che avevo impostato, un filtro ND8 pensando che potesse andare bene. Ho fatto le riprese sia con il filtro della Freewell che con il filtro Sunny Life e ho notato subito che l'immagine era un pelo sovraesposta. Ho voluto fare comunque le riprese per vedere come venivano, niente di tragico, ed è per me quindi stata comunque un'ulteriore prova e quindi ve le ho lasciate in questo video. Come state vedendo sicuramente dalle immagini, una piccola diciamo variante è già venuta fuori. Guardate l'immagine appunto del Sunny Life e guardate quello del Freewell, hanno quelli della Freewell una piccolissima leggera dominante che in realtà sui filtri della Sunny Life non vedo. Il mio monitor è calibrato, non so sinceramente voi su quale dispositivo state vedendo queste immagini, vi chiedo eventualmente di fidarvi, qualcuno lo vedrà bene, qualcuno no, ma anche se facciamo un crop comunque al 300% come vi sto mettendo sopra impressione, vedete che comunque l'immagine non degrada né con un filtro né con un altro. C'è solo questa piccolissima variazione di tonalità nell'immagine, ma è veramente poca cosa. Vi ricordo che ho lasciato tutto in manuale, compreso il bilanciamento del bianco, quindi la temperatura colore non è cambiata in automatico dal drone, ma l'ho messa io in manuale. Ed è uguale, identico, tutti i parametri sono uguali, identici con tutti e due i filtri. Come vi dicevo, ho poi cambiato il filtro da ND8, ho messo l'ND16, quindi abbiamo testato anche l'ND16. L'immagine questa volta è correttamente esposta, l'istogramma era assolutamente corretto, quindi il filtro era quello azzeccato. Ho fatto gli stessi voli, quindi ho ripetuto il volo nella stessa zona. Questa volta devo dire però che le due immagini, se messe a paragone, hanno praticamente gli stessi colori, sono praticamente identiche. Non ho notato nessun
una differenza. Se guardate ad esempio l'immagine croppata al 300%, noterete sicuramente che la qualità è identica sia per l'uno che per l'altro filtro. Io veramente non ho trovato nessun tipo di problema con entrambi i filtri. Sempre con il filtro ND16 montato, cosa ho fatto? Ho fatto anche un paio di fotografie che le avete viste nel video, ve le propongo ancora qui, le commentiamo assieme. Quella del campo da calcio state vedendo, direi veramente abbastanza identiche, non ci sono grossi problemi né di vignettatura né di altro, né con il Sunny Life né con il Freewell. Lo stesso succede nella foto dove ci sono io in primo piano, noterete che le foto sono veramente molto uguali e soprattutto anche andandole a croppare, quando andiamo a vedere quindi il dettaglio un po' più in profondità, notiamo che non ci sono nessun tipo di problema, le immagini sono identiche, quindi non è successo praticamente nulla e i filtri si comportano veramente in maniera ottimale. Stiamo parlando, vi ricordo, di due tipologie di filtri, una diciamo così economica, perché viene 23-25 euro, che sono quelli della Sunny Life, e l'altra costa mi sembra quasi 60 euro, un po' in base alle offerte che ci sono su Amazon. Però vi raccomando, i due pack che ho messo a confronto sono da 4 filtri. Se cercate online ci sono sicuramente altri tipi di bundle, ma in questo specifico bundle che abbiamo messo a confronto dovete sapere che c'è una grossa differenza. Ad esempio, nella confezione dei filtri Freewell troveremo un filtro CPL che non sarà presente nella confezione del Sunny Life. Nel Sunny Life il filtro CPL è sostituito dal filtro ND32, quindi vuol dire che nella confezione dei filtri Freewell il filtro ND32 non esiste, pertanto dovete un po' capire qual è la vostra necessità. Io, per quello che mi riguarda, posso dirvi che un filtro ND32 lo uso raramente. Di solito io cambio ND8 e ND16 un po' in base alle situazioni di volo. Un ND4 è quello che uso soprattutto all'alba e proprio al tramonto. Quindi un ND32 sì, vi serve in quelle situazioni dove c'è veramente tanta luce, molta luce forte, che può essere ad esempio una situazione in montagna con la neve, veramente tanta luce e tante cose chiare che ci sono all'interno dell'immagine. Quindi, con mia grande sorpresa e anche piacere, perché finalmente potrò consigliare ai miei utenti qualcosa che costa anche un po' meno, ma che comunque è di qualità, assolutamente sì, potete stare tranquilli, comprate in tutta tranquillità i filtri della Sunny Life, quelli che vi lascio qui sotto in descrizione. Vi raccomando, se comprate dal link Amazon qui sotto in descrizione, darete una mano a me con il canale, perché a voi non costerà nulla, ma io ogni acquisto che farete voi sarò ricompensato di una piccolissima percentuale, ed è un modo per ringraziare me eventualmente per il lavoro che faccio qui su YouTube. E anche, perché no, se questa recensione ti è piaciuta e hai deciso di comprare i filtri per questo motivo, fallo qui sotto sempre dal link che ti lascio. Vi ricordo tutti i miei social, canale YouTube Vince Tech, quello che stai guardando proprio adesso, ma probabilmente mi hai trovato per caso, o forse non sai che non sei ancora iscritto al mio canale, quindi vai sul mio profilo Vince Tech YouTube, clicca su iscriviti, se vuoi clicca anche la campanellina per le notifiche, mi farai veramente un grande piacere, ma soprattutto lascia un commento qui sotto. Inoltre il mio canale Instagram, sempre Vince Tech, sempre tutto qui sotto in descrizione, come tutti i miei gruppi e i miei social, dove potrai trovarmi. Cosa dire, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo video e direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!